La moglie Jacqueline Roch, la figlia Maya Picasso, la muse amante Françoise Gillot sono alcune delle donne protagoniste dei frammenti di vita dell'artista Pablo Picasso, raccontati nella mostra Picasso, l'altra metà del cielo, foto di Edward Quinn, che è inaugurato nel Museo Mediceo di Palazzo Medici Riccardi, visitabile fino al 1 marzo 2020. Gli scatti in bianco e nero ripercorrono l'ultimo ventennio della vita del pittore spagnolo, raccontati dal fotografo irlandese Edward Quinn, figlio di un operaio della Guinness, musicista e pilota di aerei durante la Seconda Guerra Mondiale, il fotografo Quinn conobbe Picasso all'inizio degli anni 50, dando vita ad un'insolita amicizia che gli ha permesso di raccontare per immagini la vita privata del pittore. Una mostra che segue altre bellissime mostre che Metamorfosi ha fatto in questi spazi, l'ultima dei quali è stata dedicata al grande artista americano Obey. Una mostra, come giustamente lei diceva, su Picasso, Picasso visto nella sua vita quotidiana dall'obiettivo di un grandissimo fotografo, Edward Quinn, fotografo irlandese, autodidatta nella fotografia, storia bellissima, famiglia operaia, il padre lavorava alla birreria Guinness, ha fatto una vita, diciamo, movimentata, faceva il suonatore di chitarra nei pub e nei locali irlandesi, poi è entrato a lavorare in una compagnia aerea come radionavigatore, lì ha conosciuto la sua futura moglie svizzera e poi si è fermato in Costa Azzurra. E Picasso, lui conosce Picasso nell'occasione di un'esposizione di ceramica, fa delle fotografie e rende talmente naturale l'immagine che riproduce da farlo sentire da Picasso, che certo non aveva un carattere facile, come un fotografo amico. Lui non mi disturba, dice Picasso, quindi lo fa arrivare anche in momenti molto particolari di produzione delle ceramiche, dell'arte, di vita familiare. Una mostra fotografica che racconta il lato più privato e intimo di Pablo Picasso, attraverso i rapporti tormentati con le donne della sua vita, moglie, amanti, muse e figlie. Queste fotografie che sono messaggi soprattutto nel raccontare la parte umana di un artista che ha fatto cose meravigliose che tutti noi possiamo, di cui tutti noi possiamo fruire, a partire dal Guernica e tantissime opere che parlano soprattutto del mondo femminile, perché Picasso era molto legato al mondo femminile e questa mostra ce ne parla.